amici, cari telespettatori, un consueto benvenuto in quello che è l'incontro con i fratelli che partecipano, i servitori di Dio, i pastori dell'altra voce. Ci piace, non abbiamo mai cambiato questo eh, titolo, l'altra voce. Eh sì, ne sentite tante di voci, consentite di sentirne una diversa dalle altre, perché la motivazione che ci spinge a continuare. A dare questo modestissimo contributo, d'altronde non abbiamo le possibilità di farne eh, di darne un contributo maggiore, ma piccolo che sia, noi speriamo nel Signore che sia di benedizione alla vostra vita perché la nostra voce vuole essere soltanto una voce che venga dallo Spirito Santo di Dio. Detto questo, stiamo trattando la serie Conoscendo la potenza di Dio. In questa trasmissione parleremo della potenza di Gesù Cristo, ma consentiremo di presentarvi, appunto, come sempre, i pastori presenti in questo incontro. Sulla mia sinistra, il pastore Michele Romeo, il pastore Paolo Malerba e il pastore Antonio Romeo. Come sempre usiamo delle domande per dare corposità e quello che è l'argomento per renderlo soprattutto semplice e pratico. Avrete notato che il nostro parlare. Non è un parlare fornito di grossi vocaboli teologici, che dette da, da chi vive da tanti decenni questa realtà non servono a niente. C'è un proverbio napoletano che dice che le chiacchiere non servono a niente, non riempiono la pancia. Eh, una volta c'erano le chiacchiere quelle che si facevano sotto forma di dolci, non le possiamo nemmeno più mangiare, non le vediamo nemmeno più in giro, sono cambiate anche le mode. Consentitemi adesso di entrare invece in quello che è l'argomento con una prima doverosa domanda. Eh, Michele, molti pongono la persona di Gesù, uomo, tra i personaggi storici vicino a Garibaldi, eccetera, eccetera, fino vicino a Mao Zedong. Una volta ho trovato un volume vicino a Mao Zedong. Beh, è giusto questo? Decisamente, affermativamente, No. <ride> E ci fa molto piacere che questa trasmissione è dedicata sul tema della potenza del Signore Gesù. Indubbiamente il calendario stesso ci dice e ci dimostra la storicità di Gesù, prima di Cristo e dopo di Cristo. E, ed è un fatto, però Gesù è il Signore della storia. E allora noi quando andiamo nella parola di Dio, così come dice eh, l'evangelo di Giovanni nel principio la parola era, la parola era vicino a Dio, la parola era Dio. Dunque nel termine teologico la parola eh, oltre che la Bibbia come parola di Dio, ma si riferisce anche a Dio stesso Gesù Cristo. Dunque Gesù Cristo è la parola, Gesù Cristo è il Signore della storia, e come la stessa Parola di Dio dichiara, attraverso la fede in Lui, noi intendiamo che i mondi furono creati per la Parola di Dio. Dio parlò e la cosa venne in essere, per cui. Possiamo dire senza nessun motivo di remora che non crediamo assolutamente nella teoria del Big Bang che purtroppo oggi si insegna anche agli studenti nella scuola e veramente ritengo che su questo ma non per un fatto religioso, ma perché si incomincia già da piccoli a imbottire i nostri ragazzi di teorie che mai sono state confermate, che mai hanno un fondamento, che gli stessi eh, storici, le stesse persone sanno che è una teoria priva di eh, tante fondamenta, anzi non c'è certezza, è sicuramente paragonata all'incertezza della teoria darwiniana. C'è la fondatezza anche attraverso i tanti processi storici di cui la parola di Dio è stata processata e continua ancora oggi ad essere processata, ma essa si attesta da sola e dichiara che è la verità. Per cui è la storia che è Dio stesso ha fatto. E noi crediamo che esistiamo, che la storia esiste perché. Il Signore della storia ha deciso un giorno di far venire in essere l'uomo e l'umanità e dunque tutto in verso di Lui. Lui è il Signore di tutto e di tutti e speriamo sia anche il Signore dei nostri cari telespettatori a cui rivolgiamo il messaggio tramite l'altra voce. Beh, I personaggi della storia rimangono nella storia. Ho una mia definizione della storia, il soffitto dei ricordi. Gesù non è il soffitto dei ricordi, Gesù non era il soffitto, perché lui è vivente perché risuscitò. E al Pastore Paolo gli do una domanda che è qualcosa di bello, di meraviglioso. Credo che sicuramente è qualcosa che dovremmo parlarne solo di questa domanda, ma ovviamente dobbiamo limitarci ai tempi. Puoi parlarci della potenza della croce? È un problema in pochi minuti, <ride> è così vasto l'argomento, è così straordinariamente importante che parlare in pochi minuti della potenza della croce mi sembra proprio veramente difficile per la verità. Non saprei da dove incominciare perché è dalla croce, è dalla croce che viene la vita, è dalla croce che c'è la soluzione della maledizione che è su tutta la terra, è soltanto attraverso la croce che si può raggiungere Dio. È soltanto per mezzo della croce che il potere delle tenebre è stato sconfitto. È soltanto per mezzo della croce, mediante la quale Gesù ha versato il suo sangue, che il più brutto dei peccatori può essere purificato, può essere salvato, può essere liberato. È solo attraverso la croce che c'è la sconfitta della morte, perché lì è morto il figlio di Dio, ma non è rimasto morto, è risuscitato e la sua risurrezione e la risurrezione di tutti coloro che hanno creduto in lui e senza la croce non c'è la facoltà di poter avere accesso alla presenza di Dio. Posso solo appena appena citare sinteticamente eh, ciò che l'apostolo che l'evangelista Matteo descrive nel momento in cui Gesù muore sulla croce, nel momento in cui Gesù rende lo spirito al Padre in quello stesso momento avviene un terremoto, si fa buio su tutta la terra. Avviene un grande terremoto, dice le rocce si schiantano, alcune tombe si aprono, i santi del Vecchio Testamento, alcuni santi anche del Nuovo risuscitano, compaiono in Gerusalemme, ma nello stesso tempo c'è la descrizione di un qualche cosa che purtroppo non tutti sanno e non tutti capiscono che nel tempio di Gerusalemme dove c'era un luogo da dove si adorava il Dio, c'era una separazione in quel luogo, c'era un luogo santo, separato da un velo, c'era il luogo santissimo. E dice nel momento in cui Gesù muore, e in quel momento stesso, mentre avvengono tutte queste cose straordinarie, questo velo si squarcia dall'alto verso il basso e quindi viene annullata la separazione che c'era nel Tempio di Dio di allora che c'era fra il luogo santo e il luogo santissimo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la Bibbia parla di una libertà che proprio nel momento in cui Gesù muore tutti gli uomini ricevono ed è quella di poter entrare alla presenza di Dio che è santo. Senza la croce nessun uomo può accostarsi a Dio, senza la purificazione del sangue di Gesù nessun uomo può venire alla presenza di Dio. E oggi se noi parliamo così, perché ci sentiamo veramente edificati, ci sentiamo eh, estremamente fortunati di aver eh, avuto la comprensione di poter accedere alla presenza di Dio credendo all'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Sulla croce fin anche uno dei malfattori all'ultimo momento, invece di essere condannato, fu eh, giustificato, fu liberato, fu salvato quando quelli disse a Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù disse, oggi stesso sarai con me in paradiso. Questo Gesù lo disse stando sulla croce e fu il primo essere umano ad essere stato salvato proprio nel momento in cui guardava Cristo Gesù sulla croce. Bene, l'argomento è veramente è, immenso. Gloria a Dio. C'è potenza nel nome di Gesù. E in questa potenza che voglio rivolgere ancora al pastore Antonio Romeo di dirci qualcosa dei benefici di quello che può essere la potenza di Cristo nei credenti. benefici sono innumerevoli. Innanzitutto la presenza stessa di Cristo nella vita di un credente è un beneficio di grande di enorme valore, immenso valore. Gesù nel Vangelo di Giovanni esprime delle parole che sono incomprensibili alla mente, alla ragione, ma chiare alla fede, a chi crede. Gesù disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lamerà e noi verremo a lui e faremo dimora in lui. E non possiamo spiegare come Gesù parlando di Dio Padre e di Dio Figlio, viene a dimorare nella vita del credente, ma la fede, lo crediamo, per la potenza dello Spirito Santo è venuta a dimorare in noi. Questa dimora, questa realtà della presenza di Cristo nella nostra vita, la possiamo esprimere con modestia nelle parole di Paolo per non essere eh, definiti presuntuosi o chissà illusi, ma Paolo arriva a dire... Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E se non lo diciamo per noi le stesse parole, ma diciamo il seguito, la vita che noi viviamo oggi come credenti e come ministri del Signore, la vita che viviamo nella carne, la viviamo nella fede, della potenza che Cristo vive in noi, quello che facciamo, diciamo, è la nostra vita ne testimonia, è l'opera che Cristo vive in noi, nonostante riconosciamo i nostri limiti e le nostre debolezze umane ma possiamo affermare che la potenza di Gesù ha cambiato i nostri cuori, le nostre vite, vive in noi e regna in noi e ci porta benefici spirituali innanzitutto, quali la fede nel credere nella realtà di una vita insieme a Cristo nonostante le difficoltà che viviamo, ma soprattutto non viviamo per questa vita, ma viviamo in, in vista dell'eternità. Della salvezza eterna, della resurrezione dei morti. Queste sono realtà spirituali, della gloria eterna che è riservata a quelli che camminano, vivono e hanno Cristo nella loro vita. Ma non solo benefici spirituali, ma anche benefici morali quali il Signore ci ha liberato dal peccato, dall'immoralità. Oggi noi con la presenza di Cristo possiamo resistere alle tentazioni, a tutto quello che vediamo in giro che disgusta la, anche la moralità comune, ma Cristo ci dà questo beneficio di vivere una realtà in cui ogni sera possiamo riposare sui nostri letti e dormire tranquillo che se non ci svegliamo eh, noi ci risveglieremo nella gloria eterna in virtù di Cristo che ci assicura ogni giorno la certezza della salvezza nei nostri cuori, proprio sentendo la sua presenza. Noi la sentiamo anche in questo momento, mentre parliamo, sentiamo che Lui è qui con noi perché Lui è spirito e verità. La Bibbia ci dice che eh, quando due o tre si radunano nel nome di Gesù, Lui è presente, e noi crediamo che Lui è presente e vicino a noi anche in questo momento. Benefici non solo spirituali, morali, ma anche fisici. Perché crediamo nella potenza che Gesù, che nel nome di Gesù, come diceva il pastore Rema prima, eh, c'è potenza in quel nome per guarire malattie fisiche. Ne abbiamo visto eh, personalmente, abbiamo sperimentato questo. Ma abbiamo visto e vediamo ogni giorno come la potenza di Gesù nella vita cre dei credenti uh, si eh, manifesta anche con guarigione fisica. Dunque, i benefici del Signore, della presenza de di Dio. Cristo Gesù di Dio Figlio nella nostra vita è qualcosa di veramente di un incommensurabile valore eterno. Beh, vogliamo dire anche ai nostri telespettatori che realizzando la vita spirituale per la presenza di Cristo si realizza anche la componente indispensabile, la prima componente per una vita che sia veramente tale si sperimenta la pace profonda nel cuore, perché Gesù è il principe della pace. E c'è una potenza più forte della pace, la guerra, la guerra distrugge, la guerra non serve a niente. È la pace, la pace che viene insieme all'amore. Beh, abbiamo in un altro argomento, vogliamo ritornare su questo argomento. E al pastore Paolo vorrei che fosse espresso con maniera più comprensibile un'espressione che Gesù ebbe modo di dire e gli disse ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Mi piace andare a vedere queste parole di Gesù nel contesto in cui le ha dette. Nel capitolo 28 di Matteo dell'evangelo di Matteo, Gesù è morto, Gesù è risuscitato, Gesù si manifesta ai suoi discepoli, appare ai suoi discepoli risuscitato mentre questi erano così spaventati di tutte le cose che erano successe. Si presenta a loro e manifesta ovviamente adesso quello che lui veramente è e che i discepoli ancora prima non avevano compreso, che lui è risorto, che lui ora ha ricevuto da Dio il Padre ogni autorità, ogni potestà, ogni potere in tutto l'universo, in cielo e sulla terra. Questo lo dice ai discepoli per incoraggiarli, Difatti, deve dare ad essi un mandato, quello di annunciare questo Evangelo, questa notizia a tutti gli uomini, devono predicare questi uomini l'Evangelo per la salvezza di tutti coloro che credono. E di fatti avvicinandosi a loro dice ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, questo dunque sta a significare proprio, visto che io, o potestà in cielo e sulla terra andate sotto questa autorità mia in effetti è sotto la sua autorità sotto il suo potere sotto la sua potenza che questi discepoli devono andare e annunciare l'Evangelo dice andate dunque fate i discepoli di tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato ora ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Gesù ha vinto, ha vinto sulla maledizione, ha vinto sul peccato, ha vinto su Satana, ha vinto sui demoni, ha vinto ovviamente non con la sua potenza, non con la sua forza, ha vinto mediante il suo amore che è stato quello di darsi alla morte e alla morte della croce. Lì Gesù ha vinto, lì Gesù ha avuto la vittoria e dalla croce lui è venuto dal cielo, sulla terra, si è annichilito, si è impoverito, ha servito gli uomini e li ha serviti fino a dare la sua vita quale riscatto per i peccatori, morendo sulla croce. Ha vinto, e risorto, ha tutta adesso l'autorità dovunque, in cielo e sulla terra. E questo naturalmente è per incoraggiare i suoi discepoli e tutti quelli che hanno creduto in Lui. Non c'è altra autorità oltre al Padre. Dovunque se non Cristo Gesù il Signore. Quindi andate dunque. Io ho ricevuto autorità, ho ricevuto potestà in cielo e sulla terra. Andate nel mio nome, questo vuole dire, riconoscendo che andate nel nome della massima autorità che c'è nell'universo intero, sia in cielo che sulla terra. Pertanto è un incoraggiamento ancora oggi per noi, sapendo che non c'è altra autorità, non c'è altra potenza lì fuori. Del nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome di Gesù solamente i demoni possono andare via. Nel nome di Gesù soltanto c'è salvezza e nel nome di Gesù solamente ci possono essere segni, prodigi e miracoli. Questi discepoli andarono consapevoli della potenza che c'è nel nome di Gesù Cristo e operarono segni, miracoli, prodigi e certamente migliaia e migliaia di persone accettarono il messaggio dell'Evangelo riconobbero in Gesù Cristo l'unica autorità per la loro salvezza e quindi furono salvati. Sappiamo che gli ebrei aspettavano un messia diverso, che esprimesse una potenza militare, un super generale, e invece il messia è venuto per noi, egli è venuto ed è venuto però, per, come abbiamo sentito, è venuto per portare, per far conoscere l'amore di Dio. E questo naturalmente, ancora molti aspettano, eh, questo condottiero è eh, mentre per milioni di anime, in tanti secoli, quante persone sono state trasformate dalla potenza dell'amore di Cristo. Beh, ad a Pastore Antonio gli chiediamo questa potenza trasformatrice è anche per il terzo millennio. Come no fin quando Cristo non ritornerà dal cielo a rapire la sua chiesa e a fare giudizio sugli uomini, questa potenza opererà e trasformerà ancora cuori di tante vite. La, il Vangelo che predichiamo è il Vangelo di Gesù, <ride> è la notizia di Gesù, tutta la Bibbia ruota intorno alla persona, all'opera di Gesù, dunque la potenza è, è racchiusa tutta in Cristo e nel messaggio di Cristo. Mediante il Vangelo, quando oggi eh, eh, predicare il Vangelo eh, c'è una certa libertà, ringraziamo il Signore, ma duemila eh, anni fa quando l'Evangelo era eh, l'Evangelo di Gesù, predicare Gesù, la croce, era scandalo per i giudei e pezie per i greci, l'Apostolo Paolo dice alla Chiesa di Corinti, io non mi vergogno dell'Evangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E noi possiamo riaffermare ancora oggi, con tutto il rispetto dei grandi libri e delle grandi opere che sono eh, nel corso dei, dei secoli sono passate l'Odissea, eh, la Divina Commedia e altre opere non abbiamo mai sentito. Queste, queste opere possono affascinare, entusiasmare, eh, commuovere persone, eh, a, a toccare i sentimenti dei, dei cuori delle persone, ma nessuna di queste opere ha la potenza. Di trasformare le persone come invece ha la potenza del Vangelo, di trasformare un miserabile peccatore quale io ero e quale tanti di noi eravamo, sotto forma anche a volte di brave persone perché oggi a volte c'è l'idea che il Vangelo deve essere predicato ai drogati, alle prostitute, agli omosessuali, ai grandi peccatori, ai criminali perché loro hanno bisogno. No. Ogni persona che non conosce. Gesù ha bisogno di questa potenza per essere trasformato anche da una brava persona, tra virgolette, in una persona salvata e redente, perché noi facciamo le classifiche degli uomini, ricchi, poveri, bianchi, neri, eh, colti e incolti, ma Dio va a guardare l'umanità eh, come due categorie soltanto, i salvati e i perduti. E allora se una persona non è salvata, deve assicurarsi la salvezza e può venire attraverso la potenza del Vangelo che ancora oggi più che mai salva quelli che credono. Questo Vangelo ci parla di Gesù, non di altri personaggi, non di Garibaldi o di altri illustri eh, uomini o meno illustri, ma Gesù è la potenza perché Gesù è vivente. Gesù è stato, fu morto, dice, ma ora è vivente. È L'unica persona che ha fatto questa esperienza straordinaria oggi vive per salvare ancora le vite delle persone. Certamente non vogliamo assolutamente denigrare, onoriamo questi uomini che si sono distinti, ma dobbiamo ricordare che Gesù è l'unigenito figliolo di Dio. Anche come uomo, non era un uomo qualsiasi, un uomo speciale che è Dio che si è fatto uomo. E vogliamo chiarire anche un altro concetto, come abbiamo già detto prima, che chi non conosce Gesù, che significa conoscere Gesù? Gesù si conosce attraverso la parola di Dio. Come abbiamo detto che per conoscere Dio, Gesù è Dio. Se non si conosce la parola, o meglio, se non la si legge, non la si assimila, non si può avere assolutamente conoscenza. Molti credenti nostri dicono io ho incontrato Gesù ho conosciuto Gesù, io lo so che per molti nelle, questa espressione è, è normale, naturale per chi la esprime, ma chi la riceve dice questo conosce Gesù, come l'ha conosciuto? Eh, con gli occhi azzurri, con i uh, capelli biondi, a parte non aveva né gli occhi azzurri né i capelli biondi perché era un ebreo simile agli altri, lo dice la parola di Dio quando Gesù incontra la donna samaritana al pozzo di Giacobbe, l'aveva preso chiaramente per quello che era, un ebreo, eh, a parte questo, questi sono segni di carattere somatico, che poi esulano, non ci interessano, perché il nostro Gesù non è nella sua realtà somatica che noi l'adoriamo. È Gesù l'unigenito figlio di Dio che è Dio salvatore del mondo. E vorrei lasciare la conclusione di questa trasmissione e di questa potenza che appunto è la potenza di Gesù Cristo con un'esortazione lasciandola libera al Pastore Michele. Nel Vangelo il Signore parla della prima missione che affidò ad alcuni dei Suoi discepoli che lo seguivano, la missione dei 70. Non era ancora il grande mandato che già è stato espresso nel corso di questa trasmissione. Ma noi leggiamo nel Vangelo che Gesù doveva andare in un certo, in un certo posto, in certi posti che aveva già deciso di andare, e si fece precedere dai suoi discepoli e li mandò a due a due in queste varie località, gli affidò questa missione, non dovevano portare soldi, non si dovevano preoccupare niente, una sola cosa e in un solo nome dovevano predicare e annunziare, il nome di Cristo. Noi affermiamo con la parola di Dio che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E' quello che... Poteva sembrare, può sembrare ancora oggi, pazzia, come si va a fare una missione senza soldi, senza raccomandazione, senza conoscere nessuno, soltanto con il nome di Gesù. Ebbene, il Vangelo ci dice che quando sono ritornati il Signore gli ha chiesto, è andato tutto bene, vi è mancato qualcosa, quali sono state le necessità di cui non sono stato in grado di sopperire. Noi conosciamo la risposta, dice Signore, anche i demoni, perfino i demoni ci sono stati sottoposti nel tuo nome. Abbiamo detto Gesù Cristo è lo stesso. Ai suoi discepoli di ogni tempo, durante le apparizioni nella resurrezione, affidò il grande mandato che vale anche oggi, di cui anche attraverso l'altra voce ne annunciamo. Andate, predicate il Vangelo, annunciate il mio nome. Il nome di Gesù è stato già detto, è potente. Il nome di Gesù porta speranza. Il nome di Gesù stravolge le vite nel senso buono. Dunque abbiamo bisogno, certamente qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma se lo ripetiamo così meccanicamente, se diciamo soltanto... Il nome nel senso biblico anche della cultura ebrea sta a significare il carattere e allora è necessario che. Quel nome, quel carattere diventa il nostro carattere, diventa il carattere di ogni credente. Per cui possiamo ogni cosa in Cristo nel suo carattere. Qual è stato il carattere che la parola di Dio ci mostra? Qual è il potere che si esprime da questo carattere? L'Apostolo Paolo era un attento osservatore e sperimentatore di Cristo nella sua vita, scrivendo alla Chiesa di Filippi: Disse non rubò niente, non fece nessuna rapina quando si dichiarò figlio di Dio. Però nonostante questo umiliò, abbassò se stesso, divenne servo, si fece al di sotto dei servi, fu ubbidiente al padre e alla missione che il padre gli affidò fino alla morte e alla morte della croce. Ma nella sua resurrezione, la sua vittoria nella gloria che gli era posta davanti e per cui ha sofferto Dio gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome nel nome di Gesù c'è potenza ancora oggi gloria a Dio io posso ogni cosa in colui che mi fortifica cari telespettatori anche questa trasmissione è giunta al termine speriamo che sia veramente di conforto ai vostri cuori perché Gesù è vivente e Gesù è l'Onnipotente perché noi oggi, come abbiamo detto, riconosciamo che Gesù è Dio. La prossima trasmissione verterà su quest'altro argomento, la potenza dello Spirito Santo, sempre per la stessa serie, conoscendo la potenza di Dio. Stesso giorno, stessa emittente, stessa ora e passando ai saluti. Pastore Antonio Romeo, Paolo Malerba, Michele Romeo e Remo Cristallo vi salutano. Che Dio vi benedica. you <music>